Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Leggende Pokémon Arceus. Nello scorso video abbiamo praticamente finito la storia catturando Palkia e Etelo ci ha detto: io sono un appassionato di storia, incontriamoci fuori dal villaggio. Incontro Etelo alla base sull'altura nella landa ossidiana. Perfetto, vediamo cosa ha da dirci, perché ci sono ancora molti miti da svelare. Vediamo quanto è lunga questa parte. Ah, ecco perché ci voleva incontrare qui. Dicevo, vediamo quanto è lunga questa parte e se poi è il caso di fare anche un po' i primi post-game, insomma, i primi Pokémon post-game. Anche se dissi nello scorso video che volevo fare il principe del mare, vabbè, ormai si sa chi è Manaphy. Link, eccoci qua. Osserva molto attentamente, amico mio. Noti qualcosa? Vedi questi motivi simili a Pokémon? Personalmente ritengo si tratti di lettere, o per essere più precisi, dei geroglifici. Visitando le rovine disseminate per Isui, penso di aver intuito quale sia la storia che riportano incisa sulle loro pareti. Narrano le gesta di un eroe dal cuore coraggioso che partì in compagnia di Pokémon con cui aveva stabilito un forte legame alla ricerca dei frammenti di una divinità completa e perfetta. Una divinità... Frammenti di una divinità completa. I frammenti sono le lastre, questo è chiaro. La divinità onnipotente, il creatore dell'universo. Il suo nome è... Arceus. Beh, questo nome non ci è nuovo, no. Però lui si fa chiamare Arceus da noi, non è che è il suo nome. Come immaginavo, non mi sarei aspettato altro dal salvatore di Hisui. Per quanto riguarda i frammenti, invece, deve trattarsi delle lastre, non v'è dubbio. Esatto, mi riferisco a quelle che hai ricevuto dai Pokémon regali che hai placato, per esempio. Sul retro di ciascuna lastra è inciso un messaggio. Coraggio, prova a leggerli. Sì, in realtà le ho lette tutte. C'è del testo. Il respiro dell'essere originario era solo a risuonare nell'universo prima della creazione. L'essere originario a cui si riferisce il messaggio che hai appena letto, altri non è se non il Pokémon conosciuto come Arceus. Ah, allora lo sai! Lo sai anche tu che noi lo conosciamo come Arceus, ma... Non è Arceus il suo nome, ma quale sarebbe il nome del primo... dell'essere originario? Qual è? Dobbiamo recuperare tutte le lastre, Link. Credo di sapere da dove potremmo iniziare. Raggiungimi nelle profondità del bosco ostico. Tanto lì col piede tiene il tempo lui. Allora, nelle profondità del bosco ostico. Eccolo qua, perfetto. Dunque. Eccoci qui. Dunque, Link, stando alle mie ricerche... ma è un Pokémon Alpha! Fammi un favore, pensaci tu a sistemare quel Vespiquen. Va bene? Per quale ragione? Qui si trova Vespiquen? No, non mi pare che si trova qui Vespiquen. Però ok, attacchiamo. Non è difficile con Teflotion davanti. Arca tozza! Ascoltata apposta, è fatta. I Pokémon Alpha ricevono meno danno dagli status. Però questo qui era già praticamente in fin di vita. Ok, Flozzle 59, più debole insieme a Gudra. Lastra pietra. Ah. Ma così? Quel Pokémon Alpha deve aver raccolto per puro caso la lastra che stavamo cercando. Tornando al dunque, con ciò si concludono le informazioni in mio possesso sulle lastre. Eppure, non è successo assolutamente nulla. Ciò mi fa naturalmente supporre che ve ne siano altre da trovare. Per tua fortuna conosco qualcuno che potrebbe saperne in abbondanza in fatto di lastre. Noesis, vero? Esatto, la nostra cara Noesis. Se non erro, non l'hai ancora ringraziata per la faccenda della catena rossa. Sarebbe l'occasione per farlo, no? Allora è deciso. Dirigiamoci alla dimora remota.
Sì, la questione qui non è affatto veloce, ma va bene. Ah, sì, lui. C'è comparse massicce di Piplup. Vabbè, andiamo alla dimora remota comunque. Non ci interessa per ora Piplup. Ce n'ho già uno e ho preso anche in polio un alfa, se non erro. Ho catturato un bel po' di Pokémon. Sì, mi piace darmi da fare. Ah, signora in camera sua. I miei complimenti, davvero un'impresa di non poco conto. Dunque, la catena rossa ti è stata utile, non è vero? Hai portato a compimento la tua incombenza e questo ti fa onore. Ciò detto, a cosa devo questa tua visita? Posso fare qualcos'altro per aiutarti? Si tratta delle lastre. Forse dovrei parlarti dei miei antenati, se così si possono chiamare. Sai, è una storia ormai vecchia di 2000 anni. Wow! So solo che a quei tempi gli antichi Sinnoiani veneravano Arceus, ritenendolo il creatore della regione di Hisui. Pare inoltre che i frammenti di Arceus, vale a dire le lastre, fossero stati affidati agli avi di Cleavor, di Weardry e degli altri Pokémon. Speravo che una donna erudita come lei ne sapesse di più su Arceus e sulle lastre. Sapevi male allora, giovanotto. Se qualche informazione fosse giunta ai giorni nostri, credi davvero che i Team Diamante e Perla avrebbero confuso Arceus con Dialga e Palkia? Non sa so davvero nient'altro? Venendo a capo di questa storia potremmo scoprire per quale motivo Link è giunto qui. Capisco. In tal caso non vedo perché non darvi una mano. Hisui nasconde molti altri Pokémon straordinari. A essere sincera non so quale sia il loro nesso con Arceus, ma cercateli e forse troverete anche ciò che sperate. Non credo di dover per forza avere i Pokémon, quei 10 Pokémon leggendari, che sarebbero poi le Mount e i Pokémon regali, ma questo è un altro discorso. In realtà bisognerebbe solo completare Pokédex per poi andare ad incontrare Arceus. Or dunque, ti racconterò qualcuna delle storie che conosco. Dimmi, quale vuoi ascoltare? Ah, bene, 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 bene. Iniziamo con la prima, dai. I tre Pokémon dei laghi, li conosci già, grazie a loro hai ottenuto la catena rossa. Torna a trovarli, se vuoi, per ringraziarli e mostrare quanto sei diventato forte. Ah, e ora ci danno le missioni così. Ok, quale scuola ascoltiamo? Il vulcano. Il vulcano? Su via, non è ovvio? Devi andare all'isola a mangiafuoco. Oh, però, mi racconta storie, mi ra dice una frase. La luna crescente. La luna. Dovrei volgerti ad accogliere la luna. Capisci che voglio dire? Recati alle pendici corona e forse ti verrà l'illuminazione. Quanto è criptica, però. Mi piace. Ah, il mistero del tempio di Punta Neve. Per risolverlo dovrei aprire la porta sigillata. Vabbè, ragazzi, quello è quasi ovvio come si fa, dai. Almeno credo, perché dove li incontro qui i tre regi? L'origine. L'origine vale a dire il luogo da cui sei approdato in questa regione, no? Ah. Sono a posto, grazie. Sì. Mancano quelle lastre allora. Bene, i Pokémon dei laghi, Cresselia. I tre regi, o comunque sia Regigigas. E il vulcano. Con l'apertura dello squarcio spazio-temporale sono apparsi anche Pokémon che nessuno aveva mai visto da queste parti. Facci caso, forse potrebbero esserti d'aiuto per completare il tuo Pokédex, o come si chiama. Siamo venuti in possesso di informazioni preziose. Abbiamo fatto bene a venire qui. E ora andiamo, le lastre ci attendono. Cattura Mesprit, Tazelf e Uxie. So che una missione, quella di Cresselia, è buggata. Quindi, per fare la missione di Cresselia, bisogna prima parlare con Melio. Se non si parla con Melio prima di affrontare quella missione, praticamente non puoi catturare Cresselia. Cioè lo catturi ma non ti fa andare avanti nella storia. Come sospettavo, la chiave sono i Pokémon, Link. I Pokémon. Decifrando le incisioni sul retro delle lastre, potremmo scoprire come incontrare Arceus. Affido a te la ricerca dei Pokémon che hai menzionato Noesis. Io, nel frattempo, seguirò alcune delle mie altre piste. Arceus, il creatore dell'intera regione di Hisui. Mi chiedo che genere di Pokémon sia. Dunque, però, fammi un attimo controllare una cosa.
Ah, no, no, ho controllato per sicurezza, no. Prima di interagire col Pokémon bisogna parlare con Melio. Il fatto è che Melio è opzionale, non devi parlarci per forza. Quindi, prima di interagire col Pokémon è meglio parlarci. Meno male. Quindi bastava semplicemente accettare la missione, in effetti. Torno al villaggio Giubilo e vado alla spiaggia origine. Voglio iniziare da quella. Perché i tre Pokémon dei laghi vorrei farli in fila. Attenzione però. Sono stato informato dalla signora Noesis. A quanto pare sei in cerca di alcune lastre, mi sembra, insieme ai Ter della ditta Jinko. Andiamo alla spiaggia origine, seguimi. Se non sbaglio possiamo volare qui. Facciamo prima. Allo spiazzo allenamento. Yes. Ok, è un po' difficile orientarsi qui. Sembra che rollare ripristini parte della stamina, ma non ne sono sicuro. Almeno così ho letto. La spiaggia origine, il luogo dove effettivamente molte cose ebbero inizio. Ma non è il momento di sprecare fiato! Schiera i tuoi Pokémon! No. Perché? Ma dai! Va bene, sì, che due maroni. Ma perché c'è questa sfida inutile? Ma da... Ma con quale inizia con Golem? Ma c'aveva Golem l'altra volta? Ai ai ai. Machamp, per favore, pensaci tu, vai. Guarda che bellino Pragolem come rotola. Allora, Machamp, che facciamo? Zuffella. Vai. No, come ha fatto a resistere? Ah. Ok. Heracross. Ah. Wow. Bella impuntura. No, non l'avevo. Ah, ok, allora. Zuffella. Potevo fare potente. Non è molto. Ah, perché porca miseria, coleottero. Niente, mi sbaglio sempre quel doppio typing maledetto. Cioè, lo so. Lo so, ma non lo faccio. Perché non lo faccio? Il mio cervello dice di farlo, anche se so che è sbagliato. Per fortuna è solo un videogioco questo. Giusto? Battuta, battuta, ovvio. Dai, chi mandi? Golem un'altra volta? Perfetto. Oddio, se fa... Ma Battiterra dove? In quale universo sei più veloce? Perché due turni? Perché due turni? Non l'ho fatto potente lanciafiamme. Perché due turni ti sei preso? Ma perché ste cose? Dal nulla mando Golem due turni perché sì. Cioè, boh. Snorlax, eh. Col cavolo che Teflotion e Machamp li lascio a terra. Tecnica rapida, si vuole guadagnare il turno. Ovviamente ha il counter per Goodra. Se non hai un counter per l'acciaio, figuriamoci. Quanto è sbilanciato sto gioco, mamma mia. Quanto è sbilanciato. Allora, Machamp lo rianimo che mi serve contro Snorlax. Vai, Hydaura potente. Niente, infatti. Ancora rapida? Va bene. Ah, ti pareva? Poteva andare bene? No.
Ah, ce l'avrei comunque dopo il turno. Allora vado con un semplice Alidaura. Così che faccio? Faccio un altro strumento, una bella super potion, la diamo a Machamp per sicurezza. Vabbè, bravissimo! Bravissimo, ci voleva Giga Impatto. Vai Machamp, il mio campione. Zuffa! Ottimo. Clefable è folletto. Eccola là. Però psichico. Lo teniamo sempre da conto. Tanto. Mando Flozzle. Insomma, Sauron nel film ce l'ha forte, eh. Ci picchia lui. Quanto gli faccio? Clefable, insomma, regge. Regge, sì, regge. Cioè, questa è rapida e fa così male? Cioè, quella era rapida e faceva così male. Ma siamo pazzi? Boh. Moh. Ho solo di Alga e Typhlosion. Ma che cavolo. Devo assolutamente vincere. Chiunque manda dopo mi sa che mi sciotta, perché vabbè, ovviamente. Oh, queste rapide. Vabbè, psico è normale. Ok. Quindi a volante e psico. Di alga dovrebbe bastare. Buono. Beh, Dialga è resistentissimo, dai. Sia Etere Lama, sia tutto. Ok, è fatta. Wow, mi ha davvero devastato Sauron. Non pensavo fosse così forte. Se avesse avuto un altro Pokémon, mi sa che mi avrebbe sopraffatto. Capisco. Persino creature terrificanti come Pokémon possono tramutarsi in validi alleati. Vabbè, l'unico che si prende i punti è Dialga, giustamente. Sei persino più forte di quando ci siamo affrontati sul Monte Corona. È lampante che per te i Pokémon non sono nemici da combattere, ma preziosi compagni con cui si può arrivare lontano. A volte mi chiedo se tu non sia un essere soprannaturale. Prendi, te l'affido. La lastra pugno. Questa lastra fu rinvenuta dai membri originari del Team Galassia, vale a dire io, Rampei e pochi altri appena sbarcati su questa spiaggia. L'ho sempre costruita con cura perché sentivo che emanava una sorta di energia, ma mi sembra giusto che ora la prenda tu, che sei caduto dal cielo proprio su questa spiaggia. Può darsi che qualcosa ci abbia guidati fin qui. Sì, è evidente. Io, te, Damon, Perula. Siamo tutti stati guidati dalla luce del sommo sinno. In suo onore forse dovremmo dare un nuovo nome a questa terra e iniziare a chiamarla Sinno invece che Isui. So che, dopo quanto è successo, non avrei diritto a dirlo, ma la squadra di ricerca non poteva sperare di trovare un membro più capace di te. Senza il tuo aiuto saremmo stati sconfitti lassù sul Monte Corona e non ci sarebbe stato un futuro per nessuno. Ebbene, continua pure le tue ricerche. La tua profonda conoscenza dei Pokémon sarà la luce che illuminerà il nostro cammino. E questa è compiuta. Dovrebbero rimanere ancora quattro lastre.
Ma io veramente me le farei anche oggi? Ma no? Per concludere il tutto, perché non andare a fare quella missione del principe del mare? In fondo, i Pokémon ce li ho, quelli che servono. Prima di partire per la missione, ovviamente, assicuratevi di avere i tre Pokémon necessari: Weasel, Mantyke e un Quillfish dai grossi aculei, che altro non è che Overquill, l'evoluzione di Quillfish. Poi andiamo qui nell'ufficio di Laven, o quello che è, laboratorio. Andiamo avanti. Ok, vediamo un po' qual è la missione. Ecco, la leggenda del mare. Questa è la missione che vogliamo. Perfetto, richiesta 66. Vediamo un po'. Hello Link, hai dunque accettato questa richiesta? Il richiedente sono proprio io. Lascia che ti spieghi meglio di cosa si tratta. L'altro giorno me ne stavo alla spiaggia origine, quando ecco che ho visto una figura nuotare al largo. Sembrava proprio un Pokémon. Peccato che non abbia fatto in tempo a scattare una fotografia. Se, come immagino, quel Pokémon nuotava a cavallo delle correnti marine, era con tutta probabilità diretto alla costa oltremare. Dopotutto è lì che conducono le correnti nelle vicinanze del villaggio Giubilo. Dovremmo provare a parlare con il capitano Sinnen del Team Diamante. Lui potrebbe saperci indirizzare sulla giusta via. Eccolo qui. Ho saputo che serve il mio aiuto, professor Laven. Cercate un Pokémon che nuota in direzione della costa oltremare, se non sbaglio. Purtroppo temo di non potervi aiutare. È una descrizione molto generica, capite? Però posso dirvi che anni or sono la costa oltremare si chiamava Mare Orientale. Inoltre era abitata da un Pokémon che tutti chiamavano il Principe. Queste altre storie sono contenute in un libro intitolato La leggenda del mare, che purtroppo è andato perduto. Nessuno sa dove sia. Mi dispiace non potervi aiutare di più, e con ciò io mi congederei. I loro due hanno una faccia che parla da sola. Andiamo alla costa oltremare e vediamo un po' cosa bisogna fare. Oh, attenzione però. Siamo alla costa oltremare e abbiamo incontrato Guaran e Perula. Ripenso ancora alla festa a cui hanno partecipato i nostri team. Poter stare a fianco di Sinnen senza la necessità di nasconderci è stato come un sogno che si avvera. Ciao Link, la cara Guaranuccia, cioè il capitano Guaran, ha qualcosa di cui vorrebbe parlarti. Proprio così, ma avrei bisogno anche del tuo contributo, Perula. Ultimamente all'isola Mangiafuoco c'è qualcosa che mi turba. Ah, all'isola Mangiafuoco, eh? Non ti vedo molto entusiasta. È che fa così caldo lì. Ti ricordo che stai parlando del luogo in cui risiede Arcanine, il re di cui mi occupo. Apprezzerei un po' più di riguardo. Ma no, Guaranuccia, io. Ti ho già detto di non chiamarmi così in pubblico. Scusami, mi è scappato. Beh, allora non ci resta che sbrigarci. L'isola Mangiafuoco ci attende. E raggiungimi presto, mi raccomando, o mi squaglierò in quella sauna a cielo aperto. Già sanno cos'è una sauna nel 1700. Oh, una volta arrivati quindi alla costa oltremare, dobbiamo riposare fino a sera. Bisogna riposare fino a sera perché si attiva la scena, si attiva l'evento solo se riposiamo fino a sera. Non so per quale ragione l'abbiano pensata in questa maniera, ma funziona solo se ci va di sera. E si passa in mezzo alle due unghie, se vogliamo. Non è proprio un cancello, sinceramente. Sono più due unghie, sembrano. Se abbiamo ovviamente i Pokémon in squadra, dovrebbe triggerarsi la scena. Eccolo qua! Si sente in lontananza il suono di un masso che si sposta, frammisto a una voce misteriosa. A questo punto, si è triggerata la scena, dobbiamo arrivare a Cavità Marina. Quindi andiamoci, dirigiamoci lì. Allora, a questo punto io direi di arrivare qui, salvare per sicurezza. Per quanto riguarda la cattura, potete anche combatterci. Oppure procurarvi delle sfere viscose, ma procuratevene tante perché
non sarà affatto facile stannarli. E una volta stannati, poi si riprendono e se non li catturate subito, è un po' pericolosa la faccenda. Un Manafi e tre Fione? Allora, livello 34 non è tanto alto, ma possiamo comunque catturarlo. Eccolo qui, vai! E uno. Fammi un attimino ricaricare, perché sennò qui va a finire che ci lascio le penne. Manafi lui. Ah, non ci ho fatto caso che era Manafi. Fortino 50, eh. A livello abbastanza alto. No, così non gli faccio nulla. Ci provo? Che dite? Vabbè, ci provo subito, dai. Proviamoci. Vabbè, non poteva essere, no? Ci ho sperato. Che fai, Breviary? Stai buono. Stai buono, Breviary. Preso. Grande. Ora vorrei controllare una cosa. Perché sono un attimino curioso di sapere una cosa. Ah no, mi fa finire? Ah, però questi rimangono. Ok, quindi Manafi era quello più importante. Ok, ho capito. Ah, per Fione basta che ne catturo uno. Boh, non lo so. Ma se provo a catturare anche quest'altro. Però sembra che una volta portati a vita rossa vengano catturati. Possibile che sia così semplice? Vabbè, tanto ce l'ho già. Due Fione e un Manafi. E allora direi che per questo episodio è davvero tutto, amici. Possiamo concluderlo qui. Abbiamo fatto la lastra di Sorwan, ma la leggenda del principe del mare. E niente, concludiamolo così allora. Io vi ringrazio per aver seguito questo episodio di Leggende Pokémon Arceus. In descrizione trovate il link, come sempre, per Instagram e Telegram. Se ancora non siete iscritti, fateci un pensierino. E noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye!